Come al solito, poracci, sono i giochi più semplici a tirare via le risposte più sbagliate in assoluto. Mentre Moss si conferma il più veloce, la risposta più sbagliata di tutte, e non è stato semplice sceglierla, per me è quella di Aten, che paragona il gioco alla caduta a picco dell'interesse dello spettatore durante l'ultimo Direct, esclusi ovviamente tutti gli aspiranti contadini. Loro si saranno divertiti. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre in formissima. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, soddisfatti o rimborsati? Soddisfatti. Parleremo dell'ultimo aggiornamento firmware di Switch, dell'emulazione Nintendo 64 su NSO e anche della nuova Xbox, cioè praticamente la next gen. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Diamo il via a questa puntata tornando a parlare dell'incredibile successo di Splatoon 3, che in Giappone continua a macinare numeri impressionanti. Famitsu ha infatti reso noto le classifiche per quanto riguarda la vendita dei giochi fisici sul suolo nipponico e Splatoon 3 ha letteralmente dominato la scena. Uscito il 9 settembre, lo shooter di Nintendo ha raggiunto quota 2,7 milioni di copie vendute durante il mese. Se pensate che in questo periodo in Giappone è stato venduto un totale di 3,9 milioni di videogiochi, beh, se fate i conti, significa che il 69% di questi, nice, sono di Splatoon. Un successo strameritato che non accenna a spegnersi, complice anche gli Splatfest a tema che tengono vivo l'interesse intorno al gioco. Voi a un mese di distanza dalla sua pubblicazione, state ancora splattando? Con piacere vi posso dare la conferma che anche No Man's Sky rientra nella categoria dei porting impossibili su Switch. A differenza di Nier Automata, non ho avuto l'opportunità di provarlo in prima persona, ma tutta la stampa sembra concorde nel definirlo un ottimo porting, e la portabilità si sposa bene con il concetto di gameplay universale proposto dalla fatica di Hello Games. Certo, manca il multiplayer, un'assenza che a molti peserà, ma se vi affascina l'idea di un intero universo in un hardware portatile, questa è la versione che fa per voi. E a proposito di meraviglie tecniche, più o meno, tenetevi pronti perché domani verrà pubblicato il sesto trailer di Scarlatto e Violetto. L'appuntamento è fissato alle 15 ora italiana sui canali ufficiali Pokémon e a quanto pare la presentazione sarà incentrata su una nuova capopalestra di Paldea, almeno secondo l'account giapponese. Chissà se anche questa volta ci saranno clamorose differenze tra trailer occidentali e giapponesi? Staremo a vedere. Ma fermi tutti, volevate la versione fisica di Cuphead? Bene, ora abbiamo una data, il 6 dicembre. Vi ricordo che questa edizione conterrà su cartuccia anche il DLC, ma non è tutto. Perché se avete la forza di pazientare ancora un po', oltre a qualche centinaio di euro in più da spendere, è stata annunciata anche una Collector's Edition da urlo. Disponibile in pre-order sul sito di IM8bit, alla modica cifra, per niente poraccia, di $200, questa è una collector's come si deve. Tra i tanti extra segnalo che la scatola esterna diventa un teatrino delle marionette, dove potrete divertirvi con una riproduzione di Cuphead creata da degli artigiani burattinai di Praga. Purtroppo per me è fuori budget, ma questa è una di quelle collectors che veramente mi fanno vacillare. Voi che ne pensate? Farete la follia? Va bene, banda alle ciance e passiamo alle notizie del giorno, perché proprio oggi Nintendo Switch ha ricevuto una major update al suo firmware e ha raggiunto ora la versione 15.0.0. Ci sono novità corpose per il sistema operativo più scarno della storia? Purtroppo no. Nonostante si tratti di un passaggio numerico importante, il raggiungimento della versione 15.0.0 aggiunge ben poco di visibile all'esperienza utente. Abbiamo qualcosina in più rispetto agli immancabili stability fix, ma si tratta veramente di poca roba. C'è una ristrutturazione dei menu per quanto riguarda l'audio Bluetooth, l'utilissima possibilità di fare degli screenshot all'interno dell'app NSO, più altre cose un po' più tecniche evidenziate dal dataminer Hotmail Dome. Tra queste c'è anche un aggiornamento del Bluetooth del Pro Controller. Mi raccomando, ricordatevi di aggiornare anche i vostri controller. In descrizione vi lascio il link al post di Hotmail Dome con tutte le novità introdotte da questo firmware, ma c'è veramente poco da dire, purtroppo. Se non altro, Switch è in lizza per diventare la console più stabile di sempre.
Complimenti. Però intanto non bisogna sottovalutare i passi in avanti fatti con l'emulazione Nintendo 64 su NSO, anche se sotto c'è il trucco. Con questa console storica siamo partiti malissimo su hardware ibrido, ma piano piano Nintendo ha corretto il tiro e ora, con l'uscita di Pilotwings 64, avremo forse quello che è il gioco meglio emulato su Switch. Questo perché, proprio come evidenziato dalla comparazione messa in piedi da GameXplain, Pilotwings su Switch avrà un framerate doppio su console ibrida, raggiungendo i tanto agognati 60 fps, ma che a quanto pare non saranno stabilissimi. Vabbè. E poi, da non sottovalutare, ovviamente c'è anche la risoluzione delle texture, che sarà nettamente incrementata. Però, tornando sugli FPS, possiamo aspettarci un boost del genere anche su altri titoli? Dipende. In realtà Nintendo non ha fatto molto per raggiungere i 60 FPS su Pilotwings 64. Infatti il motore di gioco era già progettato per raggiungere questa frequenza, e lo si capisce dal fatto che già i menu su Nintendo 64 giravano a 60 FPS. Il problema è che il Nintendone a livello hardware proprio non ce la faceva. Semplicemente l'hardware di Switch permette al gioco di girare come inizialmente inteso dagli sviluppatori, senza limitazioni hardware. Quindi nessuna magia o particolare sforzo dietro a un miglioramento del genere, e speriamo che uno scenario del genere si replichi anche con GoldenEye, dove il framerate era un problema già negli anni 90, quando i 30 fps erano un miraggio. Oggi invece framerate del genere sarebbero semplicemente inaccettabili. Speriamo bene. E chiudiamo poracci con una notizia bomba. Molto probabilmente Phil Spencer ha teaserato la nuova Xbox con uno dei suoi soliti giochetti. Il capo di Xbox è solito lasciare easter egg negli scaffali dietro alle sue interviste. Non so se ve lo ricordate, ma Spencer svelò l'esistenza di Serie S ben prima del suo reveal ufficiale e anticipò anche la collaborazione super segreta tra Microsoft e Kojima, mettendo in bella mostra la mascotte di Kojima Productions. Ora, per celebrare il 25esimo anniversario della serie di Fallout, il buon Phil ha postato questa foto del suo ufficio. Infatti vediamo il Vault Boy e tanti gadget che ritraggono la storia di Fallout e non solo. E poi, oh, c'è anche il G-Cloud, ma attenzione lassù, sopra in alto, cos'è quella scatoletta minuscola, addirittura più piccola di un controller Xbox, che sembra una Serie S miniaturizzata? L'account ufficiale ha risposto a chi ha notato il device con un simpatico: "Boss, cosa ci eravamo detti sul non lasciare vecchi prototipi sulla scrivania?", facendo intendere che sì, effettivamente si tratta di un prototipo di un qualcosa che potrebbe essere svelato a breve. L'ipotesi più accreditata è che si tratti del tanto vociferato Keystone, lo streaming box pensato per il cloud che dovrebbe permettere di accedere al Game Pass anche senza l'ausilio di una console. Insomma, un apparecchio che trasformerebbe un qualsiasi schermo in una smart Xbox. Non è un segreto che Microsoft fosse al lavoro su Keystone, ma recentemente il progetto sembrava fosse in una fase di stallo e la stessa azienda parlava di aver ricominciato da zero le lavorazioni. Chissà, magari ora i tempi sono maturi per presentare il successore spirituale di Xbox, una console che sostituirà le console. Che ne pensate di un progetto del genere? Quanto sareste disposti a spendere per un cloud box? E questo però era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta di darvi appuntamento a domani con un nuovo video, voi mi raccomando fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro 15, Michele Stone, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Nerdate duro.